Da oltre 100 anni Lions Club sono al servizio dell'umanità con grande spirito di solidarietà, mettendo al primo posto i bisogni della gente e delle comunità. Guardano alla storia del nostro passato con grande orgoglio e continuano a costruire sulle rispettive tradizioni con l'obiettivo di riuscire a raggiungere risultati sempre maggiori. In quest'ottica Lions Club di Vibo Valentia si è attivato per restaurare il dipinto settecentesco della Madonna del Rosario esposto nelle sale del Polo Museale di Soriano, una delle numerose tele che ornavano la chiesa santuario di San Domenico, parzialmente distrutto dal terribile terremoto del 1783. L'ambizioso progetto è stato spiegato durante un incontro che si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale di Soriano Calabro, al quale hanno preso parte il presidente del Lions Club di Vibo Valentia Danilo Cafaro, il presidente della seconda circoscrizione Lions Maurizio Bonanno, la direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro Mariangela Preta, padre Remigio Romano, priore del convento di San Domenico, Fabrizio Sudano, sovrintendente Sabap, città metropolitana di Reggio Calabria e Vibo Valentia, e gli addetti ai lavori. Mario Panariello, storico dell'arte ed esperto conoscitore della storia e dei beni del santuario, e Romana Buttafuoco, docente dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, che sarà la restauratrice della tela in un cantiere aperto al pubblico, in modo da permettere di osservare l'avanzamento del lavoro e conoscere le tecniche di conservazione e restauro dei beni culturali. Abbiamo avuto questa idea, questa iniziativa, che credo che sia veramente importante. Io penso che il vero valore di questo progetto è quello di aver messo al centro un'opera del territorio dove verrà valorizzata e sarà ovviamente un recupero non solo culturale, ma soprattutto sarà un recupero anche su chiave economica, perché qual è il valore del service e soprattutto dei Lions sul territorio? Quello di creare, fare leva sulla comunità, fare leva non solo sulla comunità come cittadini, quindi sensibilizzare i cittadini in questo caso verso un'opera d'arte, ma creare anche una condizione che possa essere anche un volano economico per il territorio, e questo credo che sia un grande valore aggiunto. L'idea di un allestimento di un cantiere di restauro all'interno di uno spazio museale aperto alla fruizione del pubblico contribuisce a sensibilizzare la collettività alla salvaguardia dei beni culturali. Il nostro lavoro sarà quello di creare una sinergia che vede coinvolti diversi profili professionali e ci auguriamo di poter avviare una campagna diagnostica che ci porterà dei risultati in merito anche alla tecnica esecutiva e a una determinata scuola presente nel territorio del Monte Leonese.